Allora, benvenuti sul nostro canale YouTube di Io Straniero. Oggi volevo affrontare con voi l'argomento cittadinanza italiana. Allora, principalmente la cittadinanza italiana può essere acquisita per residenza o per matrimonio. Per quanto riguarda la residenza, la regola base sono 10 anni di residenza ininterrotta sul territorio nazionale italiano. A questa regola base di 10 anni ci sono delle eccezioni, come ad esempio per quanto riguarda i soggetti a cui riconosciuto uno status di rifugiato o apolide in cui i 10 anni di residenza diventano 5. Per quanto riguarda invece i cittadini dell'Unione Europea, anziché 10 anni, il lasso temporale minimo diventa 4 anni. Per quanto riguarda invece la cittadinanza per matrimonio, il termine minimo, lasso temporale minimo con cui, dopo cui si può chiedere la cittadinanza italiana è di 2 anni nel caso in cui i coniugi fossero residenti sul territorio nazionale, mentre sale a 3 anni nel caso in cui fossero residenti in un altro stato diverso dall'Italia. Questi termini vengono dimezzati in presenza di figli, quindi diventano un anno per i residenti in Italia e un anno e mezzo per residenti all'estero, nel caso in cui appunto ci fossero dei figli, siano essi naturali o adottati. Allora, vorrei porre attenzione sui documenti che servono per quanto riguarda la cittadinanza italiana per residenza. Allora, documenti indispensabili sono atto di nascita e certificato penale. Queste due tipologie di documenti vanno richiesti solitamente nello stato di origine. Allora, l'atto di nascita è un atto rilasciato dall'autorità governative in cui si attesta le generalità, ossia del soggetto, ossia il luogo di nascita e la provenienza genitoriale. Mentre per quanto riguarda il certificato penale, viene rilasciato dal Tribunale del luogo di provenienza e certifica se ci sono stati dei reati precedenti al momento in cui viene chiesta. Entrambi devono essere tradotti e legalizzati nel paese di origine. Ecco, questo è molto importante, la traduzione e la legalizzazione di entrambi gli atti, ossia atto di nascita e certificato penale. Una cosa importante è che il certificato penale ha scadenza, mentre per quanto riguarda l'atto di nascita non ha alcuna scadenza, quindi può essere utilizzato senza particolari problemi. Successivamente poi serve il passaporto del soggetto richiedente la cittadinanza, il permesso di soggiorno, il documento di identità e la tessera sanitaria. Serve inoltre il certificato di famiglia, di stato di famiglia e lo storico di residenza, entrambi possono essere chiesti in comune in cui il soggetto è residente. Servono poi i redditi e i CUD degli ultimi 3 anni e l'attestazione di conoscenza della lingua italiana a livello minimo B1. Per chiedere la cittadinanza italiana va pagato un contributo allo Stato di 250 euro attraverso la modalità PagoPA, okay? Recentemente è stata modificata la modalità di pagamento che prima veniva tramite bollettino postale, ora viene effettuato attraverso la piattaforma PagoPA. Poi servirà una marca da volo da 16 euro e le credenziali SPID per poter accedere al sito del Ministero e poter quindi chiedere la cittadinanza. Penso di aver terminato l'elencazione dei documenti necessari per poter chiedere la cittadinanza per residenza sul territorio italiano. Nel caso in cui avesse ulteriori domande, non esitate a scrivermi nei commenti quali sono le vostre domande e nel caso in cui ci fosse necessità faremo un altro video in cui vi spiegheremo le modalità oppure risponderemo alle vostre domande. Vi ricordo come sempre di mettere mi piace a questo video, di cliccare segui in modo da poter rimanere aggiornati su tutti i nostri video che facciamo per quanto riguarda il diritto dell'immigrazione.
Seguiteci sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ricordiamo come sempre il nostro numero di telefono, il 320-5599074, a cui potete mandare un messaggio vocale WhatsApp e spiegare le vostre problematiche. Noi risponderemo dandovi un appuntamento su Milano oppure in tutto il resto d'Italia con i nostri referenti legali. Diversamente possiamo organizzare una videochiamata in cui voi ci esporrete il problema e noi andremo a capire come risolverlo. Vi ringrazio come sempre di essere stati con noi e vi auguro una buona giornata.